Raffiche di vento a 150 km orari sulla costa abruzzese nella nottata. Ingenti danni nel Teramano con decine di interventi, in particolare ad Atri, Pineto e Silvi e anche nel Chietino, in particolare a Basto. Partiamo da Silvi, dove il sindaco Scordella, i tecnici, i volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco e polizia locale hanno passato una notte insonne, almeno un centinaio di sopralluoghi con tetti scoperchiati ed alberi caduti. Paura nei pressi dell'Hotel President, dove il rivestimento della torre ascensore è stato spazzato via dalla furia del vento, facendo schizzare pezzi di vetro anche sulla strada. Fortunatamente nessun danno alle persone. Allo stadio, qualche centinaia di metri più in là, è venuta giù una delle quattro torri faro, franata letteralmente sul terreno di gioco. Tutta la notte in contatto con la prefettura, i vigili del fuoco, la protezione civile, squadre di volontari e tecnici del comune di Silvi. Dunque veramente ingenti danni, soprattutto per essere stati colpiti dalla forza del vento incredibile a oltre 150 km orari. Ecco, danni alle scuole, anche non solo alberi caduti, addirittura anche la torre faro dello stadio. Sì, abbiamo avuto numerosi danni, tetti scoperchiati, è caduta la torre faro, ci sono danni a civili abitazioni, alle auto rimaste sotto gli alberi caduti, tanti gli interventi, veramente una situazione difficile. In contatto con la prefettura di Teramo, naturalmente abbiamo chiesto, preannunciato lo stato di calamità naturale, faremo richiesta perché sono tante le segnalazioni dei cittadini che chiedono, diciamo, un risarcimento dei danni cercando di recuperare quello che si può recuperare. Purtroppo quest'anno non è la prima volta, Sindaco. Ma non è la prima volta, ci siamo trovati in queste condizioni meteo, soprattutto dopo aver dato comunicazione alla cittadinanza nei giorni scorsi, però non ci aspettavamo, diciamo, la città di Silvi di essere travolta da questo uragano, perché quello è stato. Ingenti danni anche a Basto, queste le immagini con alberi caduti, auto distrutte. Ha attivato immediatamente il COC per coordinare le operazioni volte a ripristinare la circolazione stradale e assistere la popolazione. Il sindaco Menna ha firmato anche un'ordinanza che dispone la chiusura della villa comunale e tutti i parchi, mentre il lavoro senza sosta da questa notte prosegue da parte di Vigili del Fuoco, Polizia locale, Protezione civile e tecnici comunali. Da questa mattina le squadre della Protezione Civile, della Pulca, delle forze dell'ordine, degli assessori e dei volontari sono in azione per ripristinare la viabilità ordinaria. Le forti raffiche di vento, come sapete, hanno portato forti disagi, sono caduti alberi e tanto altro. Fortunatamente non ci sono danni a persone, quindi grazie per quello che state facendo insieme a noi, grazie per la comprensione. A presto, mi auguro, ripristineremo l'ordinaria viabilità ma anche la serenità nella nostra città.